Presenti ci sono anche il collega Saitta e il collega Cataldi. Quindi buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza di Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli e già componente del comitato direttivo della Scuola Superiore di Magistratura. Le odierne audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. A tal proposito, ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che risultino visibili alla Presidenza, ovviamente nel momento in cui svolgono il loro intervento, il quale deve essere altrettanto ovviamente udibile. Avverto inoltre che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione del dottor Russo in particolare sul fatto di questa facoltà. Se ha delle opposizioni a questo, mi pare di no, quindi possiamo andare avanti. Prendo atto che non vi siano obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento in circa 10 minuti per dar modo ai colleghi deputati di porre delle domande, alle quali seguirà la replica. E ricordo che si potranno inviare alla segreteria della Commissione documenti scritti o farli pervenire successivamente qualora ciò non sia già avvenuto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera. A questo punto do quindi la parola al dottor Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli e già componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Prego, dottor Russo, a lei la parola. Buongiorno. Buongiorno signor Presidente, buongiorno onorevoli deputati, ringrazio lei, componenti della Commissione, per il rinnovato invito a portare il mio contributo conoscitivo, in questo caso sulle due proposte di legge, la numero 2160 e la numero 2307, afferenti entrambe in maniera principale e diretta sul testo dell'articolo 73 del DPR 309 del 90, in particolar modo sulla disciplina del comma quinto dell'articolo 73 e in misura inferiore quanto alla intensità dell'intervento sugli articoli 380 e 73,5 bis del DPR già citato. Faccio presente che io ho inviato già in data di ieri la versione definitiva del contributo scritto, che quindi è a disposizione per tutto quanto ciò che nell'arco dell'intervento di 10 minuti non dovessi riuscire ad esprimere. Do per conosciuta e scontata, anche perché ho visto che fa parte del dossier inviato alla Commissione dall'Ufficio Studi della Camera dei Deputati, quello che è l'excursus normativo e giurisprudenziale con gli interventi della Corte Costituzionale sull'articolo 73 del decreto presidenziale. Mi soffermo soltanto, giusto per avere un punto di riferimento che poi è utile per comprendere le osservazioni sulle due proposte, su quelle che sono attualmente le previsioni normative dal punto di vista sanzionatorio dell'articolo 73 DPR 309 del 90. Questa norma, che sanziona le varie condotte illecite distinte per caratteristiche nella stessa lettera dell'articolo 73, al primo comma punisce queste condotte quando hanno ad oggetto le cosiddette droghe pesanti. Utilizzerò la terminologia diciamo più comune, droghe pesanti e droghe leggere, senza fare riferimento alle specifiche indicazioni in tabella, ma per facilità di comprensione. Quindi punisce al primo comma le condotte illecite relative alle droghe pesanti con una pena da 6 a 20 anni di reclusione. Lascio da parte la componente pecuniaria della pena, che diciamo che è quella che meno può interessare questo discorso.
al quarto comma sanziona le condotte illecite relative alle cosiddette droghe leggere con una pena da 2 a 6 anni di reclusione. Al quinto comma, che si occupa in maniera indifferenziata delle condotte illecite relative alle droghe leggere e alle droghe pesanti, con riguardo alle condotte cosiddette di lieve entità, la pena è da 6 mesi a 4 anni di reclusione. Ora, se questa ricostruzione sintetica va innanzitutto confrontata con un qualsiasi testo di legge aggiornato in materia di articolo 73, una prima segnalazione che fa da premessa rispetto all'analisi delle proposte di legge è quella della opportunità di una riscrittura dell'intero articolo 73 del DPR 309 del 90 nella versione attualmente applicabile, perché questa norma è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore, che ne ha interpolato il testo su 2 direttrici, cioè quello della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e sul trattamento sanzionatorio. E poi ci sono stati gli interventi della Corte Costituzionale nel 2014 e nel 2019 che ne hanno modificato, nel primo caso facendo rivivere il testo previgente alla legge Fini-Giovanardi e nell'ultimo caso riducendo la pena minima stabilita dall'articolo 73 primo comma, che è stata ridotta da quella di 8 anni di reclusione a quella attualmente applicabile di 6 anni di reclusione. Questa esigenza di riscrittura generale non risponde solo a una finalità che potremmo dire estetica, di carattere formale, ma serve innanzitutto ad evitare che l'interprete, i magistrati, ma sotto alcuni profili anche lo stesso legislatore, non incorra in errori nell'individuazione del testo di riferimento. Questo lo dico soprattutto con riguardo alla proposta C2160, cioè la proposta che ha come primo proponente l'onorevole Molinari. Va detto che entrambe le proposte, prima di scendere nello specifico e sintetico esame di esse, muovono entrambe da visioni di politica criminale che sono estreme ed opposte rispetto alla tematica del trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti, e risentono entrambe in maniera anche dichiarata della visione politica sul tema più ampio della liberalizzazione, o meglio della depenalizzazione, successiva liberalizzazione del commercio di determinate sostanze stupefacenti, quelle cosiddette leggere. Sugli aspetti di valutazione politica ovviamente non spetta a me entrare, non è mio compito. Quello che però mi permetto di segnalare che queste visioni politiche in un certo qual modo influenzano poi le scelte contenute nelle proposte e in qualche caso giungono a soluzioni che sono fuori fuoco rispetto a quelli che sono gli obiettivi della proposta stessa. La prima proposta, quella appunto numero 2160, ha come finalità dichiarata nella relazione quella di porre un freno al dilagare delle condotte illecite che riguardano il traffico di stupefacenti attraverso un aumento delle pene edittali e l'abolizione del trattamento di favore nei confronti dei tossicodipendenti che siano autori dei reati previsti dall'articolo 73. La seconda proposta, la 2307, che ha come primo firmatario l'onorevole Maggi, prende invece spunto dagli interventi mitigatori della Corte Costituzionale e dalla presa d'atto della incidenza sulla popolazione carceraria delle detenzioni per traffico di stupefacenti ed interviene con una generale mitigazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di lieve entità. In chiusura di questa proposta, lo segnalo perché, come dicevo, in parte influenza poi la visione degli aspetti tecnici della disciplina,
Questa proposta viene attribuita la paternità di questa proposta all'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis e che voi intende promuovere anche una riforma radicale della normativa sulle sostanze stupefacenti. Ora, fatte queste premesse, quindi delineati quelli sono gli obiettivi delle due proposte, scendo nello specifico di entrambe. La prima proposta, cioè quella 2160, con riferimento alle condotte di lieve entità di cui all'articolo 73, quinto comma, che attualmente, ricordo, sono punite tutte indistintamente con riferimento alle droghe leggere e alle droghe pesanti, con una pena che va da 6 mesi di reclusione a 4 anni di reclusione, intende proporre un innalzamento di queste pene portandole a una forbice sanzionatoria che va dai 3 anni di reclusione ai 6 anni di reclusione. Ora, questa previsione, a mio giudizio, si presta a sicure censure di legittimità costituzionale per irragionevolezza della norma, dal momento che questa proposta non sembra tenere conto della dichiarazione di legittimità costituzionale compiuta dalla sentenza numero 32 del 2014, per effetto della quale le condotte non lievi che riguardano le cosiddette droghe leggere sono attualmente punite con una pena che va dai 2 ai 6 anni di reclusione. Quindi se si mantenesse, cioè se questa modifica della norma intervenisse senza una rivisitazione dell'intero panorama di trattamento sanzionatorio, si arriverebbe al paradosso di punire più severamente le condotte di traffico di stupefacenti di lieve entità relative alle droghe leggere di quelle analoghe non caratterizzate dalla lieve entità del traffico. Per esemplificare, un soggetto che venisse giudicato per la detenzione a fini di spaccio di 3 dosi di marijuana verrebbe punito più gravemente di uno che commettesse lo stesso reato con riferimento a 30 dosi di marijuana. Ovviamente questa previsione, per questo motivo, non tenendo conto della reviviscenza del quarto comma dell'articolo 73 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe, come detto, censurata di irragionevolezza. Va poi tenuto presente che laddove questo tipo di intervento si volesse calare nell'ambito di un più ampio rafforzamento della risposta punitiva dello Stato per le condotte riguardanti il traffico di stupefacenti e quindi immaginando proporzionalmente un aumento delle sanzioni anche del primo comma e del quarto comma, comunque questo innalzamento incorrerebbe in possibili censure da parte della Corte Costituzionale, che già con la sentenza numero 40 del 2019 che ho richiamato in premessa ha evidenziato che allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto, si profila una violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, perché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla funzione rieducativa. Nessuna osservazione invece faccio per quanto riguarda questa proposta sulle modifiche dell'articolo 380 del codice di procedura penale e dell'articolo 73,5 bis sempre di questo DPR. Segnalo però a quest'ultimo per quest'ultimo punto che l'abrogazione del comma 5 bis dell'articolo 73, cioè quella norma che prevede un trattamento di favore per i tossicodipendenti che commettano uno dei reati previsti dall'articolo 73, influirebbe questa abrogazione anche sull'applicazione del comma 5 ter, che richiama la disciplina del comma precedente, cioè del comma 5 bis, per i casi di reati di diversa natura commessi da tossicodipendenti.
Quindi l'abrogazione del comma 5 bis non potrebbe avvenire se non insieme all'abrogazione dell'articolo 5 ter. Per quanto invece riguarda la proposta numero 2307, primo firmatario onorevole Maggi, questa proposta muove i suoi passi da una modifica, potremmo dire, topografica della disciplina del quinto comma dell'articolo 73, che verrebbe trasferito in una norma autonoma, l'articolo 73 bis, rubricato produzione, acquisto e cessione illeciti di lievi entità di sostanze stupefacenti. Innanzitutto, per quanto riguarda la rubrica, io segnalo che sarebbe preferibile, onde evitare dubbi interpretativi, mantenere l'originaria rubrica dell'articolo 73, che fa riferimento esclusivamente alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, perché l'articolo 73 bis, richiamando le condotte dell'articolo 73, farebbe richiamo a condotte che sono ulteriori rispetto a quelle indicate specificamente nella rubrica, cioè produzione, acquisto e cessione. Pensiamo ad esempio alle condotte di importazione, esportazione, trasporto, eccetera. Quindi la rubrica preferibile sarebbe quella di produzione e traffico illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti. Una prima notazione per quanto riguarda questa proposta ha riferimento alla espunzione dal catalogo dei connotati che caratterizzano la lieve entità del requisito della qualità della sostanza. Ora, a meno che non si tratti di un refuso nella redazione della norma, non si capisce la ragione per la quale tra i connotati non si comprenda più la qualità della sostanza, dal momento che la giurisprudenza costante ha sempre chiarito che per qualità della sostanza non si intende la tipologia della sostanza, quindi la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, bensì l'efficacia drogante della sostanza a prescindere dalla sua tipologia e quindi la concentrazione di principio attivo nelle singole dosi. La vera novità di questa proposta riguarda il recupero per le condotte illecite di lieve entità della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, perché attualmente, ricordiamo, il quinto comma ha una disciplina indifferenziata per ciascuna, per tutte le tipologie di sostanza. Per le condotte illecite di lieve entità riguardanti le droghe pesanti, la riduzione della forbice sanzionatoria è da 3 mesi a 2 anni di reclusione, mentre per le condotte illecite di lieve entità relative alle droghe leggere, la forbice sanzionatoria si riduce addirittura a uno spazio da 1 mese ad 1 anno di reclusione. Ora, la riduzione del trattamento sanzionatorio in maniera così significativa quasi da rendere impalpabile la risposta sanzionatoria per le condotte illecite di lieve entità relativa alle droghe leggere, corre il rischio di far perdere del tutto alla disposizione penale la sua funzione general preventiva e special preventiva, e di amplificare il rischio di comportamenti recidivanti. Un soggetto che venisse punito per questo tipo di condotte ovviamente avrebbe una risposta sanzionatoria, riceverebbe una risposta sanzionatoria molto attenuata. Questo potrebbe indurlo più facilmente a commettere di nuovo questi reati, soprattutto se teniamo conto del fatto, i due fatti specifici. Innanzitutto che in caso di decisione giudiziaria di queste condotte, il giudice si orienterebbe normalmente verso i minimi edittali, se non ci sono indici riconoscibili di maggiore gravità del comportamento, e quindi verso una pena che è di 1 mese per le droghe leggere e di 3 mesi, se ricordo bene, per le droghe pesanti. Inoltre, il trattamento sanzionatorio già individuato verso i minimi edittali riceverebbe un'ulteriore riduzione attraverso il ricorso sicuro o molto probabile a riti alternativi del rito abbreviato o del patteggiamento. Considerando poi che
Considerando poi che la proposta come finalità quella di una legalizzazione, della legalizzazione della cannabis e della riforma radicale della normativa sulle sostanze stupefacenti, mi permetto di evidenziare che questo intervento, quello sull'articolo 73 con la mitigazione del trattamento del quinto comma, nulla ha a che fare con la liberalizzazione delle droghe leggere, perché il 73 quinto comma prevede condotte illecite che tali rimarrebbero anche laddove si attuasse questa scelta riformatrice. Scusi, dottor Russo, la pregherei, se è possibile, di sintetizzare e cercare di avviarsi a conclusione. Assolutamente. Perché... Grazie. Mi avvio a conclusione. Un altro aspetto che segnalo è quello della poco comprensibile esclusione anche dalle sanzioni amministrative della coltivazione domestica di cannabis, che diventerebbe del tutto illecita a differenza delle altre condotte di detenzione a fini personali dello stupefacente, che poi comporta anche alcuni problemi applicativi e di tipo interpretativo che ho segnalato nel contributo scritto. Se una strada intermedia è possibile suggerire, senza ovviamente volersi, senza la presunzione di volersi sostituire al legislatore, sarebbe in realtà quella di introdurre nell'articolo 73 quinto comma un ulteriore criterio, perché il grosso problema applicativo di questa norma riguarda lo spazio interpretativo sulla nozione di lieve entità. Ora, introdurre accanto ai criteri già esistenti un criterio di tipo numerico ponderale, cioè relativo al valore soglia delle dosi medie singole detenibili ai fini di far considerare l'ipotesi come di lieve entità, costituirebbe sicuramente una facilitazione interpretativa per i giudici, consentirebbe una migliore distinzione tra condotte di detenzione a fini di spaccio e di detenzione a fini personali. Mi fermo qui, Presidente, per non occupare altro tempo, e sono a disposizione per le domande. Grazie mille, dottor Russo. Non so se i colleghi presenti vogliono fare delle domande, se c'è qualcuno in collegamento che intende intervenire. Saluto i colleghi da remoto. Mi pare che nessuno abbia chiesto di intervenire. Chiedo conferma. No, Presidente, grazie. Buongiorno, onorevole Varchi, buongiorno. Buongiorno. Mi pare di no. E allora, dottor Russo, io la ringrazio a nome di tutti i componenti della Commissione di Giustizia per il suo contributo, anche per aver già provveduto a inviare il suo contributo scritto. E niente, la saluto e penso che magari ci saranno anche altre occasioni per rivederci. Grazie, dottor Russo. Va bene, sempre a disposizione della Commissione. Buon lavoro, arrivederci. Grazie, grazie, buona giornata.
Andiamo con le audizioni, attendiamo che... Perfetto, i nostri auditi sono già in collegamento. Vorrei fare una prova con i nostri auditi, il Gianpaolo. Formalmente vi prego per il momento adesso di risilenziare i microfoni. L'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza di rappresentanti della comunità Incontro UNLUS, della Federazione Italiana Comunità Terapeutica e del Coordinamento Nazionale dei Coordinamenti Regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze. Le odierne audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Ricordo che i deputati partecipanti da remoto dovranno essere visibili e il loro intervento ovviamente dovrà essere udibile. Avverto che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali potranno essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione degli stessi su questa particolarità, su questa forma di pubblicità. Se non ci sono opposizioni, non vedo opposizioni, possiamo attivare l'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere i propri interventi nell'arco di circa 10 minuti per dar modo ai deputati conseguentemente di porre loro delle domande alle quali seguirà la replica degli stessi auditi, i quali potranno inviare, qualora non l'avessero già fatto, alla segreteria della Commissione un documento scritto a farlo pervenire successivamente. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. Allora, prima di dare la parola al dottor Giuseppe Lorefic, legale rappresentante della comunità Incontro UNLUS, comunico che in presenza ci sono i colleghi onorevole Saitta, onorevole Cataldi e onorevole Vittiello. Dottor Lorefice, a lei la parola nella sua qualità di legale rappresentante della comunità Incontro UNLUS. Prego. Buongiorno Presidente, da parte della comunità Incontro UNLUS. Nel esaminare la proposta di legge a firmatario l'onorevole Molinari, seguito da altri colleghi, la comunità Incontro UNLUS non può essere che favorevole al tipo di proposta, anche perché gli insegnamenti del nostro fondatore e padre Don Pierino Gelmini, il quale ha professato sin dall'inizio del suo operato un divieto assoluto, ma non solo delle droghe pesanti, un divieto assoluto di qualunque genere di droga, sia essa leggera o pesante, perché ambedue, qualunque tipo di droga, conducono solo alla morte. E se possiamo fare qualcosa per questi nostri giovani è soprattutto tutelare la salute, in ogni modo e in ogni forma. E se devono esserci delle sanzioni più restrittive e più pesanti, per poterli distogliere, allora che ben venga qualunque tipo di provvedimento sempre a tutela della salute. Io ho esaminato con attenzione la proposta di legge dell'onorevole Molinari e per me la modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale la condivido, perché deve essere trattato allo stesso modo della sostanza pesante, anche lo spaccio di una semplice cannabis.
il famoso spinello. Significa che quella persona o quel ragazzo che incomincia con lo spinello incomincia a manifestare un problema. Problema che in questo momento magari sfugge ai genitori o sfugge alla scuola, ma ha bisogno necessariamente di un aiuto. Perché io ci credo poco che la droga leggera è lecita e a una droga pesante vietata. Per me è allo stesso modo e alla stessa stregua sia leggera che pesante. E allorché si parla di modifica il 380 CPP, a me sta bene che avvenga pure una colto in flagranza un eventuale arresto. Per quanto attiene invece la modifica dell'articolo 73 ai commi 5 bis e 5 ter, laddove attualmente vigente la legislazione è prevista a seguito di un patteggiamento la possibilità di un lavoro di pubblica utilità, io invece proporrei, naturalmente all'attenzione, desidero porgere all'attenzione dei colleghi, degli onorevoli, una modifica. E cioè, nel senso che anziché avere il lavoro di pubblica utilità di fronte a una persona colta in flagranza di reato a seguito di un patteggiamento, poter chiedere ed ottenere la possibilità di iniziare un programma terapeutico, cioè in sostanza al lavoro di pubblica utilità, io sarei dell'avviso di chiedere ed ottenere dal magistrato precedente la possibilità di intraprendere un programma terapeutico, documentando la disponibilità di quella comunità ad assumerlo in carico. A mio avviso farebbe più adeguata, farebbe più non solo conveniente ma attuabile, se veramente abbiamo di fronte una persona che ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, cioè è necessario che inizi un programma comunitario, sempre che il magistrato ritenga che quella struttura, che quel programma possa essere di giovamento all'interessato. Ecco, su questo punto il 5 bis e il 5 ter dell'articolo 73, che adesso si vuole abrogare, io proporrei di apportare invece questa modifica. E se mi consentite, anche se non fa parte dell'argomento preciso, specifico di oggi, vorrei invitare gli onorevoli che c'è un altro articolo che mi preme e molto a cuore, ed è l'articolo 90 e il 94 correlato. Noi sappiamo che la persona che vuole intraprendere un programma terapeutico in virtù dell'articolo 89 DPR 309/90, anche per i delitti di cui all'articolo 628 terzo comma e 629 secondo comma codice penale, possono ottenere l'affidamento in comunità anche per i reati di cui, come dicevo prima, 628 e 629, a meno che non siano collegati ad associazione mafiosa, eversione di ordine democratico, scambio elettorale politico, riduzione in schiavitù, cioè quei delitti della legge 354/75 4 bis. Ora, capita spesso e volentieri che un ragazzo entra in comunità e ottiene l'affidamento terapeutico. Noi sappiamo che è concedibile fino a 6 anni. Capita invece alle volte che si superano i 6 anni per qualche definitivo in precedenza e deve interrompere il programma. Allora, in questi casi, dato che si trova già in affidamento e sta seguendo un programma terapeutico, anche se sopraggiunge un ulteriore titolo definitivo, facciamo in modo che possa proseguire l'affidamento terapeutico, a meno che non ci siano relazioni negative o abbia manifestato l'interessato di non voler più proseguire il programma.
Questo non solo consente all'interessato di svolgere effettivamente un programma terapeutico, ma non turba minimamente il suo equilibrio. Perché nel momento in cui si inizia e si deve interrompere per andare a finire in carcere, dato che il limite imposto dall'articolo 94 DPR 309/90 è di 6 anni, cioè praticamente si interrompe qualunque tipo di recupero che sia stato già messo in atto e che possa tutelare soprattutto la salute dell'interessato. Mi auguro che, oltre al tema di oggi, di questa modifica all'articolo 73 e soprattutto ai commi 5 bis e 5 ter e l'intervento sull'articolo 380 CPP, possa anche essere attenzionato dai presenti sulla ulteriore proposta di modifica che viene avanzata oggi dalla comunità incontro in materia di cui all'articolo 90 e 94 DPR 309/90. Noi come comunità incontro, come già ho detto in precedenza, siamo sempre contrari ad ogni tipo di droga, concetto che fa parte del nostro programma, del nostro pensiero, fedeli all'orientamento dato dal nostro fondatore Don Pierino Gelmini. E da questi punti non vogliamo discostarci. Penso di non avere altro da aggiungere e di essermi contenuto nei 10 minuti concessi. Grazie. Grazie a lei, è stato chiarissimo e sintetico. E per questo la ringrazio. Adesso do la parola a Marco Caffiero, consulente giuridico della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, che parlerà anche a nome del coordinamento nazionale e dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze. A lei la parola, buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno Presidente, grazie per l'invito, grazie a nome dell'avvocato Luciano Spillaggi, Presidente della Federazione Italiana, e del dottor Biagio Sortino, che è il presidente del coordinamento. Allora, si sente, mi scusi se intervengo. Si sente male? Sì, si sente malissimo. Dovrebbe provare, provi un attimo di nuovo per gentilezza a parlare. Okay. Mi sente adesso? Adesso un po' meglio. Perché un po' meglio, vediamo, adesso mi sente meglio? Sì, dovrebbe andare meglio. Ecco, ok, perfetto. Allora, ripeto, riporto i saluti dell'avvocato Luciano Spillaci e del dottor Biagio Sortino, rispettivamente presidente della Federazione Italiana per Comunità Terapeutica e del coordinamento InterCEAR, i quali mi hanno pregato, in qualità di tecnico anche della federazione, di esprimermi sulle proposte di modifica di legge che sono state presentate e che le confesso, Presidente, confesso a tutti di essere rimasto un po' colpito da questa volontà che negli ultimi 20 anni si è espressa in modo assolutamente schizofrenico, nel senso di allargare e chiudere, sempre intervenendo sull'aspetto sanzionatorio e mai prendendo in considerazione effettivamente l'impianto del DPR 309. Cosa che sia il coordinamento che la federazione hanno sempre auspicato in tutte le sedi pubbliche. Allora, la mia richiesta è quella di dire: interventi spot di questa natura mal si conciliano con una volontà di rivedere tutto il tema della tossicodipendenza e soprattutto quello di, da parte del privato sociale, di individuarsi come società educante, società partecipativa e educante. Stiamo andando incontro ad una modifica sostanziale del modo di affrontare la giustizia, che è quello della giustizia riparativa, che si contrappone alla giustizia repressiva o sanzionatoria, e oggi proprio in tema di tossicodipendente, dove il disagio è massimo, si viene ad intervenire con una proposta di modifica decisamente in senso contrario. Mi scusi se intervengo di nuovo. Purtroppo la linea non è ottimale, il collegamento non è ottimale. Potrebbe per favore eliminare il video in modo tale che forse il collegamento audio più... Ecco, la ringrazio. Adesso va meglio? Speriamo di sì. Adesso prego. Va meglio? Prego, speriamo. Sì,
Spero che si sia sentito quello che ho detto fino adesso. Sì, sì, sì. No, no, quello sì. Che noi vogliamo affermare. No, no, certamente. Era giusto per cercare di migliorare la qualità. Prego. Vogliamo sempre di più affermare la necessità della società educante. Noi del terzo settore non ci possiamo porre in un aspetto totalmente repressivo. Questa proposta dell'onorevole Molinari, quale primo firmatario, ci lascia un po' sgomenti, perché riporta a tempi che sembravano superati addirittura dalla sentenza della Corte Costituzionale, laddove si cercava di andare nel senso della repressione massima anche di condotta di pochissimo conto, fino ad arrivare poi a provvedimenti che volevano il fatto di identità come semplice attenuante, fino alla proposta poi dell'onorevole Maggi, che addirittura richiede un titolo autonomo di reato per condotte di lieve entità. Allora, la federazione ed Intercert sono sempre posti per una sanzione sociale, una sanzione che manda un messaggio di disvalore, di liceità del comportamento, finanche del consumo, ma che non può andare nel senso di pene che tendono al carcere. Fanno un passo indietro di qualche anno, quando è stato introdotto l'istituto della messa alla prova, un istituto che assolutamente va nel senso della giustizia riparativa e che prevede la possibilità di accedere all'istituto, quindi alla sospensione del procedimento, con beneficio dell'estinzione del reato per tutti quei reati che hanno una pena massima fino a 4 anni. Ecco, i fatti di lieve entità bene si conciliavano con questo aspetto, perché potevano consentire al tossicodipendente, perché di fatto poi con quella proposta dell'onorevole Molinari andiamo a colpire i tossicodipendenti più che i grandi spacciatori, i quali rimangono colpiti dalla formulazione originaria dell'articolo 73, e vanificando quelle opportunità di recupero che l'articolo 168 gli offriva in aggiunta a quelle che già l'ordinamento penitenziario e il DPR 39 gli offrono, facilitando un percorso di riparazione del sé e di riparazione nei confronti della società, quella dei lavori di pubblica utilità. La proposta dell'onorevole Molinari va nel senso addirittura di abolire il comma 5 bis, che già consentiva al giudice di primo grado di sostituire la misura con lavori di pubblica utilità. Ma facciamo attenzione, sia la messa alla prova, sia il percorso presso una comunità a cui inneggia il collega della comunità incontro, e sia i programmi terapeutici vanno nel senso della volontarietà. La scelta è della persona che chiede al giudice di sostituire, ed è per questo che consente una maggiore motivazione. L'inflizione della comunità terapeutica tout court va un po' nel senso dell'inficiare la motivazione, anche se agevola. Quindi da sempre la federazione l'Intercert richiede una gran voce un intervento sulla 309. È inaccettabile poter pensare ad un sistema sanzionatorio che vada a colpire fortemente il disagio, inasprendo le pene per i fatti di lieve entità, sia per le cessioni di droga pesante che leggera, che sappiamo benissimo essere connotato di ambienti sociali completamente diversi e di potenzialità criminali completamente diverse. Sono questi i più fragili e i più integrati ad essere colpiti. Basti pensare al fatto che l'aumento del massimo edittale per i fatti di lieve entità pregiudica reo la possibilità di accedere a percorsi di recupero, ai sensi, e comunque accedere all'articolo 168 bis messa alla prova. Io non sono d'accordo col collega che mi ha preceduto, perché guardiamoci dentro, in questi 30 anni di DPR 309-90 abbiamo visto diversi orientamenti più tolleranti, meno tolleranti, referendum, interventi della Corte, interventi del legislatore, ma non abbiamo mai assistito a un calo del consumo. Quindi possiamo assolutamente affermare con certezza che l'aumento delle pene e la repressione non vanno assolutamente nella strada del recupero. Il carcere non recupera, è uno slogan che noi abbiamo sempre affermato, ma non recupera neanche la tolleranza. Allora lasciamo l'impianto come si trova in questo momento e interveniamo in modo globale su tutta la 309, allora andando a ritoccare anche i percorsi e sposando anche
i suggerimenti della comunità incontro in tema di trattamento, che sono sani, perché laddove c'è trattamento c'è partecipazione della società, c'è riparazione, c'è inclusione. E la proposta dell'onorevole Molinari va nel senso dell'esclusione, totalmente dell'esclusione e del sovraffollamento carcerario, a cui poi si deve intervenire con provvedimenti di clemenza generalizzati. E allora è veramente un vanificare la sanzione sociale. La società ci sta richiedendo di essere presenti accanto ai giovani per aiutarli, non di punirli. Educarli mandando un messaggio di disvalore sociale. E la proposta dell'onorevole Maggi, che invece sembra essere molto più morbida, becca però nell'ultimo comma, nell'introduzione del quarto comma dell'articolo 73 bis, che vuole introdurre, di una certa tolleranza per il consumo. Ecco, questo è un messaggio che non ci piace, è un messaggio di disvalore, tolleranza nei confronti di un consumo anche totalmente casalingo. Non è un messaggio che una società educante può mandare. Quindi, secondo me, anche la proposta dell'onorevole Maggi, così come è formulata, mi risulta inaccettabile. Risulta inaccettabile a coloro che tutto il giorno e quotidianamente si impegnano per cercare di tirare fuori i giovani dalla droga. Allora, date più spazio al recupero e non alla repressione, perché la repressione diventa che la cura è sola, è solo degli istituti penitenziari e solo dei magistrati. Torniamo a riaffollare le aule di giustizia e torniamo a riaffollare gli istituti penitenziari. Invece diamo spazio alle strutture comunitarie che portano fuori i ragazzi. E noi da sempre siamo impegnati e non smetteremo mai di affermare questo principio. Ringrazio il Presidente, spero che si sia sentito. Sì, assolutamente sì. Io ringrazio lei. Per il momento quindi chiedo se ci sono dei colleghi che intendano porre delle domande. Qui in sala, sì, l'onorevole Cattaldi. Prego, onorevole Cattaldi. Grazie, grazie Presidente. Mi avvicino al microfono. Sì, parli al microfono, per favore. Sì, volevo fare qualche domanda agli auditi, partendo dalle considerazioni che ha fatto, credo, l'orefice. E io insomma, mi pongo alcune domande perché ho sentito che nell'intervento c'era una presa di posizione molto netta, si è parlato di droghe leggere che condurrebbero alla morte, ma ecco, e quindi si ipotizza anche di non poter fare una distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Allora io vorrei allora a questo punto chiedere se ci sono dei dati statistici, cioè le droghe possono essere tante, ma non fare distinzione significa non tenere conto delle grosse differenze che ci possono essere nell'ambito, no, di varie tipologie di droghe. Noi non possiamo negare che è una droga anche l'alcol, però l'alcol è una droga che la legge, di cui la legge non, sulla quale non pone limitazioni al consumo, cioè pone alcune limitazioni che sono proprio legate alla necessità di tutelare interessi contrapposti. Quindi, per fare un esempio, se noi vietiamo di stare alla guida in stato d'ebbrezza, poniamo un limite alla libertà personale che è giustificato dalla necessità di garantire la libertà e i diritti degli altri, in questo caso il diritto all'incolumità pubblica, perché se io consento di stare alla guida in stato d'ebbrezza non limito questa, la libertà, quindi di poter fare consumo di alcol e di mettermi alla guida, rischio di mettere, di danneggiare poi la collettività e le persone che sono gli utenti della strada. E dobbiamo fare quindi necessariamente delle distinzioni. Droga e anche il tabacco, sono diversi gli effetti, è proprio sulla differenza degli effetti e delle conseguenze che possono esserci che il legislatore deve intervenire con ponderazione. Ora, non so, se si parla di droghe che conducono alla morte, bene, il tabacco conduce alla morte, io non ho i dati statistici, ma sicuramente ci sono delle evidenze, però ciò nonostante il legislatore ha scelto di consentire l'uso del tabacco. Non mi risulta che ci siano statistiche così preoccupanti come ci sono per esempio per le morti dovute al consumo di alcol, per le morti dovute ad esempio al consumo di tabacco rispetto al consumo di cannabis, quindi almeno che io non le conosca. Quindi partire dal concetto che non si possa fare distinzioni significa negare quello che è il presupposto di una valutazione ponderata del legislatore.
E tornare, vorrei tornare però a monte di questo discorso, cioè qual è il limite della legge? La legge è nata per un'esigenza che nasce dal, come si dice, un'esigenza di utilitarismo sociale. Perché questo? Perché per vivere insieme, a meno che non si accetti di vivere in uno stato di natura, dobbiamo stabilire delle regole, e sono proprio quelle regole che cercano di contemperare quelli che sono appunto gli interessi contrapposti. Io debbo vietare il furto di una cosa altrui perché sto, in questo modo limito la libertà del singolo, perché debbo tutelare la libertà degli altri, che è il diritto in quel caso alla proprietà. E se partiamo da questo presupposto, è chiaro che noi dobbiamo fare una distinzione, cioè dobbiamo capire fino a che punto una determinata condotta debba essere eventualmente vietata, repressa, chiamiamolo con il termine che voi potete preferire, perché esiste un interesse contrapposto da tutelare, perché noi non dobbiamo dimenticare che siamo, a parte diciamo la popolazione dei minorenni, siamo una popolazione di maggiorenni, e quindi non possiamo ipotizzare che lo Stato sia uno Stato mamma che ci venga a imporre, più che a garantire un diritto alla salute, ci venga ad imporre un dovere alla salute. Ora, cosa si deve fare quando c'è un problema di rilevanza sociale? Valutarne la portata, ma soprattutto valutare quali sono le strategie operative. Ora, è chiaro che quando ci sono fenomeni di dipendenza, bisogna vedere poi se esiste anche realmente una dipendenza anche dalle droghe leggere, per questo è un fatto importante. Sappiamo che la dipendenza dalla nicotina esiste, è un dato allarmante, la nicotina porta dei problemi enormi, però è una dipendenza. Non so fino a che punto anche la cannabis crei dipendenza, ma poniamoci il problema a monte: perché i giovani ricorrono all'utilizzo di sostanze stupefacenti, che siano esse droghe pesanti o che siano droghe leggere? Ora, lo si può fare per divertimento? Può succedere, ma se ci si ricorre spesso, io sono dell'idea che tante volte lo si fa per risolvere un problema di natura anche psicologica, di un disagio. Quindi quando ci sono disagi sociali, sacche di disagio sociali, è chiaro che possono nascere delle condotte che la cui soluzione non è la repressione, ma andare a intervenire sul fenomeno sociale. Noi dobbiamo evitare che ci sia un disagio sociale che venga poi risolto o attraverso ciò che ti fa dimenticare, che ti fa mettere da parte quello che è la sensazione che deriva da un disagio sociale, e dobbiamo intervenire per evitare che ci siano sacche di disagio sociale, perché all'interno di queste sacche di disagio sociali si verificano anche altri fenomeni. La microcriminalità spesso è una microcriminalità da sopravvivenza. Noi noteremo, io spero di no, ma noteremo che la maggiore povertà che può indurre, ad esempio, quello che è successo con il Covid-19, potrebbe portare, no, come è successo ad esempio in tutte quelle aree, penso ad esempio alle aree di crisi industriale complessa, dove migliaia di famiglie sono rimaste senza lavoro, ma è chiaro che piccoli fenomeni di microcriminalità siano la conseguenza al fatto che molte persone si trovano in un disagio sociale talmente forte per cui il ricorso al crimine diventa una sorta di sopravvivenza, necessità di sopravvivenza, non per giustificarlo, ci mancherebbe altro. Quindi io quello che voglio dire, il primo ruolo, il compito del legislatore deve essere quello di andare a intervenire in quelle sacche di disagio sociale e risolvere quel problema a monte, perché altrimenti da questo non se ne viene fuori. E c'è anche, ecco, io più che imporre un percorso di rieducazione, perché poi imponendo si ottiene veramente poco, io lavorerei un po' più sul convincimento. È chiaro che ogni singolo individuo deve fare un lavoro di crescita personale. Quando si incontrano le difficoltà bisogna lanciare un messaggio diverso, cioè che la difficoltà va affrontata, non va accantonata, per poter lavorare. E questa è una delle ragioni per cui, ad esempio, nei lavori psicoterapeutici... Concludo in 30 secondi. Nel lavoro, per esempio, di psicanalisi o di psicoterapia, spesso non si somministrano farmaci perché si vuol far lavorare il paziente su se stesso, non che i farmaci non risolvano, perché il farmaco non è che risolve il problema, lo accantona. È come chiamare un elettricista che
perché c'è un cortocircuito e l'elettricista invece di riparare il danno mi va a staccare l'interruttore della corrente. Ecco, io non vedo le scintille ma il danno rimane. Volevo su queste considerazioni sapere cosa ne pensano gli auditi, a partire da chi aveva poi sollevato questo problema della distinzione tra droghe pesanti e leggere, l'orefice mi sembra. No? Grazie. Certo, grazie onorevole Cataldi. Nessun problema, era per cercare di arrivare a sintesi, anche per porre in condizione i nostri auditi di poter replicare successivamente. Onorevole Saitta, prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto saluto i nostri autorevoli auditi, il dottor Lorefice, saluto anche la comunità Incontro Ollus e il dottor Marco Cafiero. Saluto anche le comunità che lui rappresenta. Ma io mi collego all'intervento del collega Cataldi e volevo specificare un aspetto. Lui è stato molto bravo in sintetizzare quello che è l'argomento di domanda. Innanzitutto volevo sapere la considerazione che voi fate, un po' il dottor Cafiero l'ha fatto, su quello che è stato fino ad oggi il contrasto allo spaccio, all'uso delle sostanze stupefacenti. Mi trovo d'accordo sul fatto, quanto affermato da dottor Cafiero, che inasprire le pene non significa contrastare lo spaccio o l'uso di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il dottor Lorefice, la seconda parte del suo discorso mi trova abbastanza d'accordo e ho segnato anche i rilievi che ha fatto, però per la prima parte io volevo capire se mi poteva specificare meglio che sicuramente non si tratta, io penso che la comunità Incontro magari tratta anche casi di persone tossicodipendenti, ha in cura anche queste, non chiedo scusa, non mi sono informato prima. Dico, penso che tutti siamo d'accordo che la cosa basilare deve essere il contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono le piazze di spaccio. Ora, un rilievo che è stato fatto precedentemente da altri auditi è il fatto che l'arresto in flagranza effettivamente ti può permettere di poter arrestare magari il tossicodipendente, ma può essere un problema per le indagini, perché tante volte magari le forze dell'ordine seguono gli assuntori di sostanze stupefacenti, fanno le loro indagini, non procedono direttamente all'arresto, soprattutto quando si tratta di modica quantità, per risalire il termine dal pesce piccolo al pesce grosso e quindi magari smantellare quelle organizzazioni criminali. Quindi io mi domando se anche il dottor Lorefice è nella direzione di dire che effettivamente anche la misura dell'arresto in flagranza di reato in realtà può dare dei problemi per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata che spesso gestisce le piazze di spaccio. Mentre al dottor Cafiero volevo chiedere, perché non ho capito bene, l'ha fatto un accenno in modo breve, se poteva specificare un po' meglio quelle che erano le critiche che aveva fatto alla PDL Maggi. Mi pare ha fatto riferimento un po' sull'autoproduzione, quindi se poteva specificare questo dettaglio critico che voleva fare. Per il resto la ringrazio. Grazie a lei, onorevole Saitta. Non mi pare che ci siano colleghi da remoto che vogliano intervenire. Io vorrei intervenire, Presidente. Ah, è perfetto. Possibile? Certo, onorevole Bellucci, buongiorno, prego. Buongiorno a lei Presidente, grazie. Allora innanzitutto ringrazio gli auditi che sono persone particolarmente esperte nei settori di prevenzione, del recupero, del procedimento sociale e lavorativo, onorevole, problemi di... Scusi, può disconnettersi in video perché così la sentiamo meglio, onorevole Bellucci. Grazie. Perfetto. Grazie. Mi sento meglio? Sì, proviamo, andiamo avanti, grazie. Proviamo. Allora, volevo ringraziare gli auditi che sono rappresentanti di realtà particolarmente attive della prevenzione, del recupero, del reinserimento sociale e lavorativo, delle persone con problemi di
patologica, quindi conoscono benissimo la problematica oggi in Italia e ne hanno seguito in maniera particolare le trasformazioni, quindi credo che siano estremamente utili i loro interventi, i loro contributi ai lavori che stiamo portando avanti rispetto agli utenti e come poter poi dare risposta al problema, che è la questione del dilagare delle dipendenze oggi in Italia. Siamo ai vertici della classifica per utilizzo di cannabis e anche per utilizzo di cocaina, e quindi ci contraddistinguiamo in Europa proprio come importanti assuntori negli italiani di questo tipo di sostanze, e certamente quello che è stato fatto fino ad oggi ha fallito. E la questione è che in Italia c'è una normalizzazione dell'utilizzo di droghe, perché noi continuamente ascoltiamo un dibattito in cui c'è chi difende l'idea che le droghe non fanno male, che alcune non fanno male, che quindi ci sono una distinzione tra quelle che in realtà possono essere assunte perché non hanno quelle problematiche, quegli effetti collaterali così gravi, e quelle che invece creano più difficoltà. Insomma, questa contraddizione che esiste, perché invece la droga fa male sempre e comunque dal momento che è un veleno, è stata sdoganata in Italia l'idea della pericolosità della sostanza. In realtà questo si sposa molto con la diffusione anche del tabacco, per esempio. Prima il collega diceva che il tabacco è una droga. Sì, infatti. E infatti la legalizzazione del tabacco ha portato a far sì che il tabacco sia diffusissimo e sia una delle maggiori cause di morte nel mondo. Milioni di persone muoiono perché soffrono di tabagismo. Quindi la politica della legalizzazione in realtà ha fallito e anzi ha aperto le porte sempre di più a trovare una risposta in propri disagi all'interno di sostanze psicotrope, perché anche il collega prima che mi precedeva diceva che appunto le persone utilizzano sostanze perché hanno problemi emotivi, psicologici, relazionali, e trovano non una soluzione nella sostanza, ma trovano una annullamento di se stessi nella sostanza, cioè la sostanza stupefacente ha un effetto placebo che illude rispetto ad affrontare quei sentimenti, in realtà seda assolutamente, quindi annulla la mente e l'animo delle persone, illudendoli di stare meglio. Quando finisce l'effetto della sostanza ci si ritrova con gli stessi problemi, anzi maggiori perché non si sono affrontati, e quindi deve reiterare il comportamento di uso delle sostanze stupefacenti nel tentativo di placare quell'ansia e quell'angoscia. In effetti, come diceva anche il collega, la cura che deve essere utilizzata per chi assume droghe è una attività di recupero, di rieducazione, un'attività che è basata sulla psicoterapia, un'attività che possa far incontrare la persona con i propri traumi, le proprie difficoltà, i propri disagi in un'ottica evolutiva. È per questo che le comunità terapeutiche fanno un lavoro eccezionale, perché stanno vicine alla persona, alla sua fragilità, le mettono all'interno di una comunione, di una comunità e di una comunità educante, nel recupero dei valori più profondi, ma soprattutto della solidarietà. Cioè tu rispetto ai tuoi problemi non sei solo, ma c'è un altro a fianco a te che ti prende per mano e ti aiuta ad affrontarli, a superarli. Perché la droga in realtà lascia soli e lascia in solitudine, chiusi nelle proprie difficoltà e nei propri problemi. Io sono particolarmente d'accordo con il dottor Cafiero che ha preceduto rispetto al concetto della società educante, e devo dire che insomma convengo anche con lui rispetto alla sottolineatura della non capacità delle proposte di legge in campo, sia quindi la Maggi, la Monirali, di affrontare il problema. Oggi il problema della tossicodipendenza, le dipendenze patologiche in Italia non è legato alla legalizzazione, a un aumento della riflessione. Oggi il problema della 309 è la riforma, va fatta una riforma del sistema dei servizi, e quindi credo a Cafiero e chiedo
anche a chi è intervenuto per conto della comunità incontro, ma che cosa ne pensano dell'azzeramento del Fondo Nazionale di Lotta alla Droga? Che cosa ne pensano della mancata assegnazione della delega alle politiche, della delega politica al contrasto all'antidroga, che oggi non abbiamo, perché non abbiamo un'assegnazione della delega delle politiche antidroga? Che cosa ne pensa dell'azzeramento della conferenza nazionale sulle droghe e sulle dipendenze patologiche, che doveva essere celebrata ogni 3 anni secondo la 309 del 90, e sono oltre 10 anni che non viene celebrata, quindi c'è una legge che non viene applicata? Che cosa ne pensano della mancanza della convocazione della consulta degli esperti, che da oltre 10 anni non viene convocata? Che cosa ne pensano con l'azzeramento del Fondo Nazionale Lotta alla Droga, con il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, che oggi a malapena riesce a destinare invece risorse rispetto alle politiche antidroga? E inoltre, che cosa ne pensano anche del fatto che, rispetto al contrasto delle dipendenze patologiche, noi stiamo ancora parlando dei tossicodipendenti e invece non parliamo del fatto che oggi le dipendenze patologiche sono plurime e multiformi, e quindi vanno dalle dipendenze da sostanza a quelle comportamentali? E anche qui, se c'è un dipartimento delle politiche antidroga, oggi noi non abbiamo ancora un dipartimento delle dipendenze patologiche, perché oggi le dipendenze patologiche si influenzano reciprocamente in una modalità dipendente. E quindi su questo gli chiedo infine che cosa ne pensano rispetto ad una riforma del sistema dei servizi della 309 del 90, che invece oggi è al collasso per mancanze di risorse in termini economici, in termini di personale, sia nel servizio pubblico e quindi nei SERD, che anche durante il Covid ha fatto miracoli per affrontare l'emergenza pandemica, e anche delle difficoltà in cui versano le comunità terapeutiche, che spessissimo danno risposte ad un'utenza che non viene riconosciuta economicamente dai sistemi di convenzionamento, perché le risorse economiche sono troppo basse, e quindi le comunità terapeutiche danno risposte a un 50% superiore rispetto a quello che il servizio pubblico riconosce e sostiene. E infine, che cosa ne pensano della mancanza dell'attuazione delle libera scelta, questa sì prevista dalla 309, ma anche in questo caso inapplicata, perché oggi le persone che hanno una diagnosi di dipendenza patologica non sono libere di scegliere dove andarsi a curare, come chi è affetto da altri tipi di patologie? Quindi se io ho una patologia di altro genere, di tipo organico, devo fare una appendicectomia o devo fare un intervento cardiaco, posso decidere in quale ospedale recarmi dopo aver fatto ovviamente un iter diagnostico. Una persona che ha una dipendenza patologica, un tossicodipendente, una volta che ha una diagnosi da un servizio pubblico di dipendenza patologica, non è libero di poter scegliere in quale comunità andare a curarsi, in quelle accreditate. E quindi che cosa ne pensano di questa mancanza di applicazione della legge? Perché mi permetto di dire, oggi uno dei problemi in Italia è che una legge c'è, la 309 del 90, e in gran parte non è attuata, e ne ho spiegato prima i motivi, e dall'altra non è riformata in quel sistema dei servizi che oggi è ben lontano da quello che è la problematica della dipendenza patologica oggi e che noi stiamo vivendo. Vi ringrazio per l'attenzione, il tempo dato, e ringrazio ancora gli auditi per il contributo che ci hanno dato. Grazie. Grazie a lei, onorevole Bellucci. Mi pare che non ci siano altri colleghi che intendono intervenire per porre questioni ai nostri auditi, e quindi do la parola al dottor Lorefice. Prego, dottor Lorefice. Grazie, Presidente. Ma brevissime repliche per ribadire, se non altro, il nostro punto di vista. Vero, come diceva l'onorevole Cataldi, che dice: io non ho sentito mai parlare di morti per droga leggera, a meno che, come tutti sappiamo, non ci siano i classici casi di overdose. Però mi preme dire all'onorevole Cataldi che, da studi scientifici comprovati, sappiamo e conosciamo bene che l'uso anche della semplice cannabis porta turbamenti, squilibri, offuscamenti al nostro cervello. E lì si sono pronunciati tanti, tanti studiosi. Non è una novità.
Ed è altrettanto vero se non tutti quelli che usano cannabis arrivano a droghe pesanti, ma le posso dire che è altrettanto vero che tutti quelli che iniziano a fare uso di cannabis e quindi droghe leggere arrivano a fare uso poi di droghe pesanti. E questo è un riscontro, un dato di fatto da anni e anni di lavoro sul campo, non attraverso solo dati scientifici. Noi attualmente abbiamo, così come in passato anche oggi, abbiamo tanti, tanti giovani, ma quando io dico giovani parlo di diciottenni, ventenni, ventiduenni, tanti buoni, bravi figli di mamma che con l'uso della cannabis, e che poi che sia una piccola fumata, una fumatina di canna, eppure adesso hanno bisogno e si trovano in gravi condizioni perché il loro cervello, il lato psichiatrico non risponde più e non hanno la possibilità di avere un'esatta visione della realtà. Questi sono fatti, purtroppo, non sono soltanto cognizioni che uno che attraverso letture, ma sono fatti valutati sul campo di lavoro. Per quanto concerne poi la richiesta, anzi l'intervento dell'onorevole Saitta, la comunità Incontro Urlus è una struttura che ha da oltre 50 anni, da quando il fondatore Don Pierino Gelmini è venuto ad Amelia e precisamente incontrato a Molino Silla, attualmente c'ha 3 moduli: il terapeutico riabilitativo, il pedagogico riabilitativo e poi c'è l'altro modulo, la comorbidità. Quindi abbiamo praticamente una visione quotidiana che giorno per giorno affrontiamo e cerchiamo di risolvere venendo incontro ai vari problemi che si presentano, perché non tutti hanno soltanto bisogno di una dissuasione della droga, ma abbiamo e hanno e presentano problemi correlati all'uso della droga, anche al semplice uso della cannabis. Ecco il motivo per cui diciamo drogarsi è vietato, drogarsi non è lecito, va combattuto qualunque tipo e qualunque uso di droga. Per quanto concerne poi all'altra domanda dell'onorevole Saitta, che cosa ne penso sull'arresto in flagranza, perché sono favorevole all'ipotesi di procedere anche ad un arresto? Perché nel momento in cui intervengono le forze dell'ordine, al di là della semplice segnalazione che lascia il tempo che trova, io devo interrompere, devo chiudere quel circuito in cui si trova quel determinato soggetto. E come lo posso chiudere? Devo necessariamente intervenire, lo Stato deve essere presente e non lasciare mamme, padri, genitori in balia senza aiuto di nessuno, perché tanti genitori che vengono e hanno i loro figli qui in comunità, sa cosa mi dicono? Che sono stati costretti a denunciare il figlio perché potesse poi essere arrestato e infine chiedere un intervento e un'accoglienza in comunità, perché non c'era altra soluzione per intervenire a togliere il figlio dal mondo della tossicodipendenza, dall'uso della droga. E allora a questo punto un arresto in flagranza, che ben venga, perché togliamo dal circuito quel determinato elemento, lo facciamo riflettere, e se va incontro ad un processo e a seguito di un patteggiamento manifesta la volontà di evitare il carcere, perché anche se non è rieducativo come vorremmo costituzionalmente che fosse, potrebbe benissimo intraprendere un percorso comunitario.
e a seguito di una evidente e nota certa disponibilità. Infine, per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Bellucci, apprezzo il suo intervento esaustivo e francamente a tutte quelle argomentazioni che ha elencato, dalla mancanza di un dipartimento di politiche sociali, alla mancanza delle conferenze Stato-Regioni, alla mancanza di fonti droga, alla mancanza di scelta di libera cura. Onorevole Bellucci, è come se noi predicassimo in un deserto. Questi rilievi da lei oggi citati e manifestati, la comunità incontro assieme alle altre comunità, per carità non voglio prendermi il primo piano, però è da anni che lo predichiamo, è da anni che manifestiamo queste esigenze. In piena pandemia tutti quanti hanno ricevuto un aiuto, sia sotto forma di bonus sia sotto forma di altre agevolazioni. Ebbene, nessuno ha telefonato alla comunità incontro dicendo come state, cosa vi serve, cosa possiamo fare noi, sapendo benissimo che abbiamo tanti soggetti da preservare, non solo ormai dalla dipendenza della droga, ma soprattutto dal Covid. Onorevole Bellucci, cosa vuole che le dica? Sono fondati tutti i rilievi da lei fatti oggi e auguriamoci che questi suoi rilievi che noi facciamo nostri possano ricevere quanto prima una breve risposta a livello parlamentare. Grazie a tutti, grazie Presidente. Grazie a lei, sentiamo il dottor Caffiero in merito alle sollecitazioni dei nostri colleghi. Prego, prego dottor Caffiero, a lei la parola. Mi sente? Grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'onorevole Bellucci, perché le questioni che ha posto e le domande che ha fatto non meritano alcuna risposta, sono risposte già insite nella domanda stessa. Sono perplessità che abbiamo già avuto modo di condividere e lei sa benissimo come la pensiamo. Ha ragione su tutto, ma ha ragione anche sulla posizione che prende riguardo alla società educante. Sembra che l'onorevole Bellucci abbia lavorato in comunità per i 30 anni in cui abbiamo lavorato noi. Sembra più esperta, quindi non merita che io le dica ha ragione onorevole e come sa ragione. Sono tutte cose che ci mancano, sono tutte cose che auspichiamo, sono tutte cose che chiediamo, sono tutti i tavoli in cui ci è stato dato modo di parlare e la federazione non ha mai smesso, l'Intercera non hanno mai smesso di invocare questo tipo di riflessioni, la conferenza, l'ascolto, la delega, sono tutte cose che ci mancano. E per cui la ringrazio e siamo d'accordo su questo punto. Ribatto però ai precedenti interlocutori. Allora, laddove è stato fatto il rilievo sull'articolo 380, io concordo con quanto detto da chi è intervenuto, perché effettivamente il prevedere l'arresto in flagranza obbligatorio in flagranza del piccolo spacciatore inficia veramente le indagini. Allora io qui non parlo come semplice rappresentante delle comunità, ma parlo come avvocato penalista che quotidianamente è coinvolto nella difesa. Effettivamente le indagini della polizia giudiziaria, laddove si arriva all'arresto in flagranza obbligatorio del piccolo spacciatore, non consente di arrivare a prendere qualcosa di grosso. Ecco perché secondo me fino adesso ha funzionato, perché almeno le grosse organizzazioni sono state colpite proprio dalla possibilità di fare questo tipo di indagini e di poter seguire i piccoli consumatori. Perché io li voglio chiamare anche ancora consumatori, perché coincide il consumo col piccolo spaccio. E non voglio fare una differenziazione enorme, ma solo una differenziazione socioculturale. Chi vive dei proventi dell'attività di spaccio non è il consumatore tutt'al più arriva a consumare e quindi è un gatto che si morde la coda e la politica repressiva non funziona, ma neanche quella di tolleranza. Per cui nel momento in cui, rispondo all'altra domanda, in cui mi è stato chiesto di
ci fare meglio, perché non condivido appieno la proposta dell'onorevole Maggi, quale primo firmatario, è questa. Allora, ci vuole una questione, una certa coerenza, e noi della federazione, noi delle comunità terapeutiche, dell'Intercare, abbiamo sempre cercato di esprimerla. Se esprimiamo un senso di disvalore all'accessione di un qualche cosa, non possiamo pensare che il semplice utilizzo per uso personale sia lecito. Allora è una contraddizione in termini. Se noi diciamo che è lecito coltivarsi anche poche piantine in casa destinate al proprio uso personale, che problema c'è se io la cedo al mio vicino? Allora dobbiamo smantellare tutto l'aspetto repressivo. E naturalmente sto parlando di un paradosso. Allora, se noi diciamo che cedere anche piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, con una pena bassa o alta che sia, è illegale, tanto più è illegale detenerla. Che senso ha? Allora, noi come società educante, riprendo quello che dice l'onorevole Bellucci, ci dobbiamo porre il problema etico di dire no, non va bene consumare sostanze stupefacenti. Non scendo nella polemica sull'alcol e sul fumo, perché sono polemiche che non ci porterebbero da nessuna parte. Sull'alcol sono abbastanza contrario, ma questo a livello esclusivamente personale, tenendo conto dell'aspetto, grande aspetto culturale che rappresenta nel nostro paese. Però ritorno a dire, signori, dobbiamo farci carico come società della cura e dell'accoglienza di queste persone, della riparazione dei danni da loro provocati, anche per i reati diversi. Quindi ancor più il 5 ter, il comma 5 ter non va abolito, perché dà chance, dà opportunità di riparazione. Quindi naturalmente mi richiamo alle considerazioni fatte all'intervento scritto che tramite la nostra segreteria abbiamo già fatto pervenire. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto l'intervento e ringrazio e saluto ancora l'onorevole Bellucci. Bene, allora io ringrazio i signori auditi che sono intervenuti per il contributo che hanno voluto cortesemente dare ai lavori di questa commissione da parte di tutti i colleghi e dichiaro conclusa l'odierna audizione. Arrivederci a tutti, buongiorno. Buongiorno.